Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Le famosissime note che introducono la rubrica di Antonio De Robertis, La stanza di Van Gogh. Antonio De Robertis è già qui con me al telefono e sono proprio curiosa di sapere cosa è successo in questa stanza, in questo periodo, perché c'è stato un po' di disordine. Pronto? Sì, ciao Nicola. Ciao. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie Antonio. Senti, vediamo un attimo di capire cosa hai organizzato settimana scorsa per farti ascoltare dal Van Gogh Museum ad Amsterdam. Tu lunedì noi già sapevamo un pochettino quello che stavi organizzando, però siamo stati zitti perché si è trattato di un vero e proprio blitz, no? Tu ed Emanuele Della Bella siete partiti da Milano. Sì, dopo lo ascolto. Siete partiti da Milano, siete arrivati ad Amsterdam, sì. Adesso a voi la parola, ditemi quello che è successo. Sì, sì, sì. Siamo arrivati ad Amsterdam praticamente lunedì sera e siamo entrati in azione martedì mattina. Sì. Martedì mattina, cioè siamo andati al Museo Van Gogh, no? Sì. E abbiamo fatto tutta una serie di fotografie, di video preparatori e di documentazione di quello che stava accadendo, no? Un po' una sorta di prova generale di quello che sarebbe accaduto. Poi siamo entrati dentro nel museo e abbiamo passato alcune ore come diciamo turisti appassionati normali, saltellando di qua di là, abbiamo visto praticamente quasi tutto quello che si poteva vedere, no? Mm-hmm. Poi siamo andati e in quella fase lì, intanto che vedevamo i quadri eccetera, ci organizzavamo già per dove organizzare il nostro blitz, perché è stato un vero e proprio blitz, eh? Sì, è un blitz, sì. Tra l'altro, siccome i controlli all'ingresso erano abbastanza notevoli, no? Sì. Noi non abbiamo portato il nostro stendardo telone che poi abbiamo aperto, sciorinato in tutte le località che abbiamo visitato in questi giorni, in una settimana, più importanti di Van Gogh, sì. No? Dove lui ha vissuto nella giovinezza, eccetera. Abbiamo davanti alla sede dei luoghi, o la chiesa di Dünen, piuttosto che la chiesa di Etten, piuttosto che il centro culturale di Rosunder dove lui è nato, sì. Va bene, abbiamo aperto questo telone di PVC che abbiamo ancora adesso e rimarrà con noi per eventuali future, spero di no, insomma. Allora andiamo per gradi intanto, perché siamo già passati al tour finale, no? Allora voi siete arrivati lì al museo con con un obiettivo ben preciso. Tu volevi farti ascoltare dopo che anche in radio hai ripetutamente detto che questi studiosi, il comitato scientifico del museo di Amsterdam non ti ascolta su ciò che hai da dire. Hanno ignorato i tuoi studi riguardo questa foto INA, giusto? Sì. Più volte, esatto, appunto solo su questo, logicamente anche altre problematiche precedenti che io avevo illustrato. Tutto parte dai girasoli a Suda e poi ci sono state altre scoperte, cioè adesso non sto qui ad elencare, insomma. Sì. Però era un diniego continuo, no? Sì. Con il passare degli anni. Intanto gli anni passavano e non c'era mai un colloquio. E in più, scusami se ti interrompo, ti hanno anche vietato di postare i tuoi commenti sulla loro pagina Facebook. Questo poi anche questo lo diremo. Allora noi siamo entrati in azione dopo aver fatto un piccolo intervallo pranzo all'interno del museo. Va bene, e ci siamo collocati praticamente quasi all'ingresso del museo, quindi al piano terreno dell'ala vecchia del museo, di fianco a una delle sale principali e più grandi espositive del museo stesso, e quella la stanza dove hanno collocato adesso tutti gli autoritratti, tanto per dire, no?
cosa è successo? Che a un certo punto noi avevamo questo telone. Sì, quanto era grande, Antonio? Guarda, era 1 metro per 3 metri, quindi una cosa veramente incredibile. Sì. Abbiamo dovuto piegarlo in due, no? Per entrare la mattina nel museo, perché ti facevano lasciare lo zaino, ognuno di noi due aveva lo zainetto, aveva lo zaino, e lì però non puoi andare in giro con lo zaino sulle spalle o anche in mano, ti fanno lasciare tutto al deposito, diciamo bagagli, al guardaroba. Cosa si è escogitato Emanuele Della Bella? Te lo faccio raccontare da lui. Va bene, passamelo. Passa a me. Sì, sì. Buon pomeriggio, Nigra. Ciao, ciao Emanuele. Allora, dici un po' cos'è che hai escogitato per portare all'interno del museo questo telone. Niente, come diceva Antonio, diciamo, è 1 metro per 3, quindi era un cilindro che io avevo tra le mani. E niente, all'inizio volevamo entrare così, poi però ho pensato che se entravamo così ci bloccavano, non potevano posare questo cilindro e non potevamo fare niente. E allora mi è venuta l'idea, mi sono allontanato, sono andato sotto nei giardini, sotto gli alberi, e ho, diciamo, piegato il telone in 2, 3, 4, 5, 6 parti. Sì. E me lo sono messo, diciamo, dietro la schiena, tra il pantalone e la schiena. Praticamente camminavo come un gobbo, se ne è tutta la gobba che c'è, perché è rigida, no? Di carta rigida. E mi poggiavo, diciamo, su un albero e pigiavo per schiacciarlo, per la forma della schiena. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo entrati poi alla fine. Certo, certo. E poi di lì vuoi proseguire tu oppure mi passi Antonio? Come vuoi tu. Guarda, per me è lo stesso, quindi allora fammi le domande, io ti rispondo. Cosa è successo dopo? Vorrei capire. Voi siete entrati e l'avete srotolato, questo spiegato. Siamo entrati, come dice Antonio, abbiamo visitato la mostra. Sì, sì. Che erano 4 o 5 piani. Sì. E niente, poi a un certo punto verso l'1 siamo andati a pranzo, ha pranzato lui, io non ho pranzato. Eri troppo agitato. No, tranquillo, però stavo un po' così. E poi verso le 3, 3, 5, ecco, abbiamo scelto il posto definitivo, che già avevamo adocchiato durante la visita alla mostra. Mm-hmm. E niente, io ho detto a Antonio: aspettami qui, adesso vado in bagno e srotolo il cartone per un metro di lunghezza, tanto il tragitto era poco. Sono andato al bagno, però non ce l'ho fatta, perché sono entrato proprio dentro il bagno, 1 metro per 1 metro, perché non potevo farlo fuori, che sì, c'era la gente che passava. Ah. Allora che ho fatto? Sono uscito, sono andato alla zona mensa, sì, ho chiamato Antonio e ho srotolato lì, abbiamo srotolato sulle sedie, sui tavolini, in questo telo, e siamo entrati subito in azione. Avevamo la maglietta, maglietta con i ritratti di Vincent alle spalle e davanti il ritratto fotografico della fotolina con la firma sotto. Sì. E niente, noi pensavamo, entrando in scena, pensavamo che ci bloccavano subito, invece ci hanno lasciato liberi di girare circa 5-6 minuti. Con questo pannello in evidenza. Con questa sessione, sì, finché una delle guardie ha chiamato guardie superiori, sì, e sono venuti da noi. E quindi ci chiedevano di chiuderlo, ma noi non volevamo chiuderlo, e a un certo punto una guardia ha preso e ce l'ha tolto, stracciandocelo dalla parte centrale, è andato una botta e quindi si è rotto, è andato via dalle nostre mani, ce l'ha stracciato. E poi sono venute altre guardie, i funzionari, diciamo, superiori delle guardie, che parlavano con Antonio e chiedendo spiegazioni di questo gesto. E dopodiché, se vuoi passarmi Antonio, ti dispiace, Antonio, grazie. Antonio, allora siamo arrivati che appunto vi hanno stracciato questo striscione dalle mani, no? E però dopo a un certo punto ci hanno pressato, sì, invitandoci a uscire con le buone o con le cattive dal museo, no? Hanno aperto addirittura una porta per farci entrare in una
in una specie di andito che poi porta all'uscita, no? Sì. E noi abbiamo detto no, no, noi stiamo qui, chiamate la polizia se volete, ci dovete portare via a braccia, perché noi da qui non ci muoviamo, abbiamo pagato il biglietto per star qua fino alle 6 e noi qui fino alle 6 stiamo, va bene? A un certo punto le guardie, il capo delle guardie era in contatto continuo con la dirigenza del museo, no? Sì. E a un certo punto, vedendo che la situazione non si sbloccava, io gli ho detto o mi mandate qui la polizia o mi mandate un altro responsabile del museo. Ah. Dopo qualche minuto è scesa dagli uffici Nienke Bakker, che a mio avviso è la terza in ordine di importanza del Museo Van Gogh, perché il direttore non c'entra, è una figura al Museo Van Gogh, diciamo, come dire, di immagine, sì. No? Ogni 7 anni lo cambiano, prima c'era John Layton che era inglese, adesso c'è Axel Rieger che è tedesco, mm-hmm. e li avvicendano in continuazione per dare un lustro di internazionalità al museo, ma lì che comanda veramente in ordine gerarchico sono Louis Van Tilburg, che è entrato nel 1986 appena laureato a Utrecht, e quindi sono più di 30 anni che lavora nel museo, e praticamente è quello secondo me che comanda lì dentro, perché anche da parte degli altri funzionari c'è una sorta di reverenzialità nei confronti di questo signore. Mm. Ogni tanto, tra l'altro, c'è qualche funzionario che si licenzia. Adesso, per esempio, lì ho saputo che Ella Hendricks, che lavorava a stretto contatto con appunto con Ivan Tilburg, si è licenziata una settimana fa, prima del blitz. Sì, ma questa signora è arrivata ad un alto livello di considerazione nel museo, ed è quella che con il microscopio, insomma, con i mezzi tecnici più avanzati attualmente, ha fatto delle ricerche, dei simposi sulle pennellate, sulle tele, insomma, dal punto di vista rigorosamente, diciamo, scientifico, no? Ed è sparita, non si sa bene. Prima era sparito Shira Van Oetgen, che era anche lui in stretta collaborazione con Ivan Tilburg, ed è quello che ha organizzato recentemente la mostra a Melbourne, no? Mm-hmm. Come sai, sì. La famosa mostra di Melbourne. E adesso diciamo che secondo me neanche Bakker, quella signora che è venuta sui 50 anni ed è l'unica del museo praticamente insieme a un altro che sa parlare francese, perché Ivan Tilburg parla solo in inglese, solo in non inglese. Ci saremmo capiti oltretutto, e ci hanno mandato questa signora che è al secondo posto in ordine gerarchico. Siamo stati lì circa un'ora a parlare con questa signora, i toni erano a volte distesi, a volte accesi, perché ho avuto il coraggio di dire a questa signora che avete costruito l'ala nuova del museo con vergognosamente con i soldi che vi hanno regalato per una perizia su un quadro falso come Girasoli di Assuga. Così gli hai detto. Insomma, è rimasta colpita quando ho detto. Così gli hai detto, a bruciapelo. Sì, così gli ho detto, sì. Così gli ho detto. A un certo punto la signora, capendo che la discussione stava entrando un po' nella carne della situazione, nel vivo della situazione, ha fatto arrivare anche Ivan Tilburg, che è il primo nella categoria, no? Dicendo che era impegnato addirittura in un simposio di presentazione della mostra che hanno inaugurato oggi, che si intitola Van Gogh, Rousseau e Corot, On the Forest, nella foresta, boschi, pittura di boschi. Ah. E pare che questo lui Van Tilburg, che io conosco da 23 anni, non sì. È che, tant'è che poi adesso vi spiegherò, la mattina dopo ci siamo rivisti, ci davamo del tu, per dire. Sì. Ha lasciato un simposio importante di presentazione per venire lì a parlare con noi. Va bene? Ah. Ho avuto il coraggio di dire anche a questo signore qui, sì, che ha commesso due errori gravi, c'era anche Emanuele che può testimoniare, insomma, gli ho rinfacciato l'errore di Pokitonov, no? Sì. La perizia del 2007 assolutamente sbagliata, eccetera. A un certo punto ho cominciato a diventare un po' rosso, che sono un po' tutti anche un po' rossi di carnagione, ma quando si arrabbiano il rosso viene fuori. Diventa più acceso.
Questo. E poi gli ho detto anche, gliel'ho ripetuto anche il giorno dopo, errori clamorosi, hanno sbagliato la provenienza del quadro che hanno trovato nel 2013, no? Per esempio lui ha confuso un autoritratto di Vincent con il ritratto del fratello Teo, sì, e non si è accorto che nel ritratto la figura rappresentata c'è, cioè, i bottoni a sinistra e non a destra, cioè di quelle cose è clamoroso. E lì com'è rimasto? Lei è rimasto male anche lì, no? Alla fine ci hanno pregato, logicamente erano le 6, quasi l'ora di chiusura, sì, di andare via con tutta la nostra roba. Però la Knickerbocker, forse d'accordo già prima con lui Van Tilburg, ha detto: De Robertis, abbiamo già parlato un'ora e mezza, se lei però vuole continuare la discussione domani mattina, però fuori dal museo, perché voi vi siete comportati male con noi, no? Avete fatto un'azione deprecabile e noi non possiamo discutere con voi all'interno del museo. Va bene, ok. E ci ha dato l'appuntamento la mattina dopo alla Terrasse, si chiama, che è praticamente il bar collegato con lo Stedelijk Museum, che tu lo conosci, un prestigioso, sì, museo di arte moderna, sì, e va dall'Ottocento e poi arriva anche fino ai giorni nostri, ci sono opere di Picasso, fino all'arte più recente che tu ben conosci, no? Uh-huh. E vabbè, la cosa è finita così, ci siamo salutati. E lei però mi dava in forze questo appuntamento, perché all'appuntamento non è intervenuta la signora, no, è intervenuto lui Van Tilburg con il suo stretto collaboratore che si chiama Theo Medendorp, che prima lavorava al museo Kroller Müller di Otterlo nel 2004, quando io l'ho conosciuto e avevamo fatto anche una sorta di amicizia, perché lui fra gli uomini del museo è l'unico che sa parlare in francese, pur essendo uno stretto collaboratore di Van Tilburg. Mm-hmm. Morale, dopo mezz'ora stavamo tornando in albergo io ed Emanuele e ci arriva questa telefonata della Knickerbocker che conferma l'appuntamento per il giorno dopo alle 11. Va bene, questa giornata è finita così. Il giorno dopo vi siete incontrati con... Adesso ti ripasso un attimino ancora Emanuele che ricomincia con la mattinata successiva e dopo rientro ancora io. Va bene. Con le spiegazioni. Va bene. Prima dimenticavo, cioè, da aggiungere un particolare, che dopo che ci hanno stracciato il cartellone abbiamo gettato nell'aria circa 150 volantini, 120 circa, e le guardie con, diciamo, la capa e il capo delle forze si sono subito affrettati a raccogliere e io ho visto con i miei occhi che sono andati a sequestrare questi volantini alle persone, quelle poche le avevano persone che avevano raccolto questi volantini. Senti, scusa la domanda, i volantini dov'è che li tenevi? Cioè, perché se non sei entrato dentro le tasche. Le tasche, dentro le tasche, quindi sì, erano volantini piccoli, una 5, ecco, piccoli, piccoli volantini. Sì. Ok, E quindi siamo arrivati. Non abbiamo purtroppo tutto questo lavoro che io e Antonio abbiamo organizzato da circa due mesi e mezzo, purtroppo, però c'è anche soddisfazione perché abbiamo mobilitato il museo praticamente in due persone, l'abbiamo fatto solamente in due. Sì. Perfetto era se c'era anche una terza persona, tipo il fotografo. Io in questi giorni ho fatto dei video delle foto di Antonio, comunque sì, infatti, se c'era una terza persona poteva riprendere anche proprio il momento, il momento clou, caldo di questa settimana, proprio lo straccio e tutto il resto. Purtroppo è mancato. Purtroppo va bene, però è successo perché ci sono comunque i video e le documentazioni, certo, che provano che voi siete stati lì e che il museo comunque ha parlato con voi, cioè le autorità museali con voi, certo, hanno parlato, sì, quindi sì. Si è disteso un po' il clima, diciamo, anche se com'è andata a finire poi il giorno dopo? Cos'è successo quando vi siete incontrati con i due funzionari? Dopo, come diceva Antonio, siamo andati lì in questa terrazza, in questo bar, ci hanno offerto da bere, abbiamo esposto le nostre idee. Ecco, le idee, io è questo che voglio che tu ripeta, perché
è vero che Antonio ne ha già parlato, eccetera, però sì, siete andati lì con questo striscione dove da una parte c'era la foto INA, no, di sì, questo istituto d'arte, di belle arti, sì, di Parigi, dove Antonio ha individuato quasi tutti i 34 personaggi, sì, mi sembra, sì, no? Ecco, tra i cui una foto, cioè il ritratto di Van Gogh da adulto. Sì, sì, numero 12. Il numero, sì, 12, ecco. Ma dall'altra parte c'era sempre la foto INA e il ritratto, sì, di uomo barbuto di Melbourne, che ovviamente, come ha detto prima, dal 2007 è stato depennato dal catalogo perché è ritenuto falso questo uomo barbuto, sì, ritratto di Pokitonov. Sì. Ecco, tanto per riassumere, puoi spiegare qual è il collegamento tra l'uomo barbuto di Melbourne e la fotografia INA? Perché sennò i nostri ascoltatori fanno fatica a capire le due cose, perché c'è un collegamento. Certo. Praticamente nella foto INA c'è un gruppo di olandesi, e tra questi olandesi sotto a Van Gogh c'è un pittore che si chiama Arthur Briet, che praticamente negli anni 20, se non sbaglio, la prima persona che ha fatto, che ha archiviato e ha registrato i dipinti di Van Gogh, che è De La Faille, ha detto che conosceva il modello di quel ritratto. E che era Pokitonov. Che era Pokitonov. Quindi è questa è la documentazione che, sì, Antonio portava. E, sì. Da quanto tempo, Antonio? Adesso non so se me lo puoi ripassare, perché volevo, sì, sapere da quanto tempo porta avanti questa sua battaglia. Penso due anni. Da due anni. Sì, anche di più. Diciamo che l'altra persona, che è Louis Van Thierborg, per rimanere sulle sue, perché praticamente sono rimasti sulle loro, ha portato su due fogli, sì, altri due ritratti di Pokitonov, dove Pokitonov ha gli occhi marroni, mentre quello di Vincent ha gli occhi celesti. Orca. E lui si è attaccato lì, capisci? Ah. Su questa cosa. Ah, quindi ognuno sono rimasti sulla loro posizione. Sono rimasti con le loro idee, anche se l'altro collaboratore, Teio, ha dato due volte ragione ad Antonio circa il ritratto, autoritratto sbagliato che Louis Van Thierborg ha detto del piccolo dipinto. Poi anche del fatto, c'è anche la questione Matilda, la figlia, la suocera e sì, tutta la famiglia che, sì, Vincent ha, sì, conosciuto e ha ritratto, sì, e già Antonio, sì, aveva parlato di questa famiglia ritratta da Van Gogh, però sì, il punto focale, cioè del blitz, era proprio questo, cioè, sì, mettere in discussione la scelta del museo, sì, di non identificare in Pokitonov, in questo ritratto, sì, un ritratto alla mano di Van Gogh, insomma loro non la, sì, vedono. Ma questi occhi azzurri adesso... Addirittura loro hanno detto che Briet non era a Parigi in quell'atelier. Ma se c'è la foto... Che era nell'atelier, che c'è nel registro, c'è il nome e cognome di questo pittore olandese. Ecco, quindi oltre alla foto, al ritratto, c'è anche il registro con la firma, sì, ecco, in modo tale, sì, che... E davanti a questa dichiarazione loro non hanno avuto nessuna risposta? La loro risposta, sono rimasti un po' così sconcertati un po', che come se non sapevano la notizia. Certo, non la sapevano, così, anche perché non hanno mai parlato con Antonio fino a quel momento. Certo. Gli ho fatto vedere alcuni particolari con il telefonino, della foto INA, diciamo, l'ingrandimento, sì, della foto, sì, con un autoritratto di Van Gogh, che coincidono perfettamente, e mi hanno detto non è Van Gogh, perché il naso è diverso, proprio cose... Ma è vero? Cioè adesso io non ho davanti... Senti, ma questi occhi azzurri di quest'uomo barbuto, cioè di Pokitonov, che nel loro ritratto ha gli occhi azzurri e in quello di Melbourne no? Come... È come abbiamo... No, gli occhi azzurri li ha fatti Van Gogh, mi ritratto. Ah, ecco, il contrario, scusami. Gli occhi marroni, al contrario. Sì, Ma Van Gogh, diciamo, come dice Antonio, era arbitrario nei colori, era dettagliato, però anche negli altri ritratti ha cambiato il colore degli occhi, diciamo. Ah sì? Magari,
sì, lui ha ritenuto opportuno che voleva quel tipo di colore che si intonava bene con tutta la forma e ha deciso di fare così. Ah, me lo passi un attimo, per sì, favore, passo, che mancano 10 minuti, volevo parlare sì, con lui, poi ti, poi ti saluto anche. Allora, Nicla, Antonio, ma com'è? D'accordo. Com'è, scusami, com'è questo occhio azzurri che tu hai sempre detto che Van Gogh, adesso non è che voglio fare l'avvocato del diavolo, però tu hai sempre detto che Van Gogh ritraeva quello che vedeva, quindi come mai questa arbitrarietà? Per quanto riguarda la forma delle cose, no? Purtroppo diventava arbitrario nell'uso dei colori. Se in quel quadro lì, diciamo, era più opportuno fare gli occhi chiari, perché c'era un rapporto migliore tra quel colore e altri colori magari anche complementari vicini, lui abusava su queste cose, perché oltretutto, Nicola, se tu vai a vedere i luoghi dove lui ha dipinto, ma non nel periodo olandese dove era pur sempre marrone, scuro, catramoso, eccetera, ma anche nella chiesa di Overt, che è stato uno degli ultimissimi quadri fatti, se tu vai a vedere la chiesa com'è e come lui l'avrà vista, no? E anche sporca, nera, scura, tutto sul grigio, e tu vedi invece nel suo quadro una sinfonia di colori impressionante, no? Questa era la sua logica, cioè la forma era molto rigoroso nel rispetto della forma, tant'è che sono riconoscibili tutti i posti dove lui ha dipinto, per dire, no? Sì. Però nell'uso dei colori è arbitrario, e così ha fatto pure nei ritratti, e diciamo pure negli autoritratti, se vogliamo. Ok. Senti, ma alla fine come vi siete lasciati? Perché. Dunque, sì. Allora, ci siamo lasciati, a parte che su alcuni argomenti io ho avuto l'impressione che Teo Medernoff, il suo aiutante che era proprio di fronte a me, quando io gli ho chiesto, ma per questa storia qui dell'autoritratto che voi credete che sia il ritratto di Teo, come la mettiamo? Che ci sono i bottoni a sinistra, sì. Eccetera, eccetera. Lui mi ha fatto col dito, come dire, parlate con lui, con Mantivo. Te l'ha rimandato dall'altra parte. Questo non c'entra in questa cosa. Cioè, si è capito, in altri argomenti pure, una certa, come dire, dissidenza nascosta, strisciante, ma che lì nessuno ha il coraggio di contraddire il capo in quel museo lì, hai capito? In linea di massima, questa è la cosa. Comunque, se penso che alla fine la Bogomila Welch-Ofkarov, quando è andata a presentare il suo libro con i 64 disegni, è stata tenuta per un quarto d'ora, 20 minuti in anticamera, in una saletta del museo, va bene, loro si sono portati via il libro e dopo un consulto sono tornati dopo circa mezz'ora e gli hanno detto alla signora che non avevano niente da dire, da aggiungere, e quindi l'hanno salutata in modo un po' anche maleducato, devo dire. Noi dobbiamo pensare che questa signora adesso ha 77 anni, ma è nella storia del museo, perché ha fatto una mostra nel 1988 a Parigi sul periodo parigino di Van Gogh in connessione con tutti gli altri pittori che lui ha conosciuto in quel periodo, no? Giusto? Cioè, e poi quando si è trattato di fare il primo simposio a Londra sull'autenticità di girasoli di Asuda, il museo Van Gogh ha scelto lei come relatrice per dimostrare che loro avevano ragione nei nostri confronti, di noi detrattori. Quindi noi ci ascoltate un'ora e mezza alla sera, un'ora e mezza lui Van Tilbo e Teo Medendorf la mattina dopo, alla fine ognuno è rimasto praticamente delle sue idee. Però, perché è difficile trovare un punto d'incontro, ecco, su questa, certo, non è certo. Facile, però c'è stato un disgelo del clima che finora è esistito fra me e loro, no? Si è capito benissimo, perché loro ci hanno offerto da bere, non è stato un incontro così formale, come dire, freddo. Ci davamo del tuo, io mi sono permesso, loro hanno annuito, insomma. Però dimmi cosa adesso, quali sono, come vi siete lasciati, quali risultati avete ottenuto, oltre a... Ho chiesto loro di incontrarci almeno 3-4 volte all'anno, se possibile. Sì. Poi ho detto appunto che mi avevano censurato sul sulla profilo, pagina, no? Sì. E poi ho lasciato lì un dossier
di un bel po' di pagine, con una quarantina, lì sono stato un po' eccessivo forse, però insomma, con circa una quarantina di punti da sottoporre a loro, che loro non conoscevano, come per esempio il disegno di Gauguin che su una pagina ritrae il 19 maggio del 1889 a casa di Theo, dove Gauguin viene invitato a pranzo, ritrae la sposina sopra e Theo sotto. Loro sono rimasti colpiti, io mi sono accorto che e altre due o tre cose, anche la faccenda del cielo stellato, insomma, circa 40 punti. Cielo stellato, quello della nebulosa. Brava, sì. Cioè, cose che io ho scoperto negli ultimi due anni, sono certamente. E gli ho lasciato questo dossier, lui ha dimostrato Teo di essere molto. Non credeva che glielo lasciassi, no? Ho detto, tenetelo, guardateci, se poi avete bisogno di informazioni su questi argomenti, sapete che io sono a disposizione. A vostra disposizione. Ma beh, insomma. E ci siamo lasciati così, loro ci hanno offerto praticamente lì un bar che costa l'ira di Dio, perché ci siamo permessi poi di andare a bere un caffè, abbiamo visto come un caffè di lusso, e hanno pagato tutto loro. Alla fine poi la sorpresa. Carina, no? Che Teglio mi ha detto, tra l'altro, mi ha detto, la sera prima siete stati interrotti nella visione del museo e noi vi invitiamo a continuare la visita stamattina, vi faremo entrare gratis, va bene, vi accompagniamo noi. Però mi raccomando, non fate altre azioni del genere. La cosa assurda, Nicla, che siamo arrivati lì per entrare, no? Abbiamo salutato loro due che avevano un impegno impellente e ci hanno lasciato lì con il capo delle guardie. Questo qui ci ha sottoposto a una verifica veramente che neanche negli aeroporti fanno le verifiche così. Alla fine non ci ha lasciato il tubo nero dove noi eravamo dentro questa volta, perché avevamo tutto il bagaglio noi, avevamo finito con l'albergo, diciamo lo striscione in PVC dentro, e io e Emanuele ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma adesso cosa facciamo? Ripetiamo l'operazione di ieri sera, di ieri pomeriggio, magari un po' meglio. Logicamente col sorriso sulle labbra, perché io quando do una parola a una persona. E poi ho capito che oramai insistere su quell'aspetto lì, no? Era controproducente, avendo ottenuto finalmente un certo accordo e la possibilità in futuro di incontrarsi e di discutere, eccetera, eccetera. Logicamente mi hanno trattenuto da rifare una cosa un po' troppo impegnativa. Quindi, un'ultima cosa, io mi andò davanti a Emanuele che era presente. Alla fine mi ha detto, guarda De Robertis, che noi abbiamo la massima stima in quello che fai da tanti anni. Ma non te l'hanno mai detto però, scusami. Esatto. E lì mi sono sciolto, perché c'era anche Emanuele che può testimoniare. Non mi aspettavo una cosa di questo tipo. Quindi loro ti seguono, però fanno finta di niente a questo punto. Fanno finta di niente. E poi vuoi sapere una cosa, il giorno dopo... No, in un attimo di relax così avevo portato dietro il tablet, sono andato a vedere sul tablet e c'è un messaggio su Messenger con un nome, diciamo, olandese, no? Un signore col nome e cognome olandese, ma io questo non lo conosco, andiamo a vedere cosa mi dice. Insomma, era l'addetto al profilo del Museo Van Gogh, quello che mette mi piace e legge tutti i commenti degli appassionati, che mi scriveva dicendo, guardi De Robertis, che a questo momento lei può riattivare, le abbiamo riattivato tutte le funzioni del nostro profilo. Vedi, quindi c'è stata una bella apertura. I commenti, eccetera. Questo è un altro risultato che mi aspettavo. Sì. Però se ci pensi, hai dovuto giocare forte per farti ascoltare. Nonostante tutti gli appuntamenti che chiedevi, sono sempre rimasti in silenzio, insomma. Quindi che questa azione è servita proprio per questa apertura tra te e... Ti dirò una cosa. Nicla, abbiamo scoperto, perché poi noi il penultimo giorno l'abbiamo passato all'AIA e sono andato all'RDK, che come ti avevo già annunciato, la biblioteca olandese sull'arte dell'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, no?
è una biblioteca spaventosa, ti può confermare Emanuele. Lui tra l'altro aveva bisogno di una ricerca su Bonnard, perché nella sua collezione c'ha un presunto Bonnard che ha trovato, ha comprato da una signora anziana, eccetera, sì, eccetera. Due minuti poi ci dobbiamo lasciare. Sì, ha avuto quasi la conferma che fosse autentico. Lì abbiamo scoperto, io ho chiesto di parlare col direttore che era in vacanza per 3 settimane, e ho chiesto di parlare con la vice, e questa signora qui non c'era neanche lei. Però sono venuti lì due funzionari, un maschio e una femmina, e ci hanno dato un dépliant di una mostra al Museo Van Gogh, che stanno preparando un solido, questo ente insieme ai funzionari del Museo Van Gogh, che si intitola Nederlander on Paris alla fine dell'Ottocento, cioè gli artisti olandesi che sono passati da Parigi nella fine. Ho detto, gli avete fatto vedere la foto? Gli avete fatto vedere la foto? Ma scherzi, abbiamo aperto il telone, abbiamo avuto la spacciataggine nel piano terreno, nella saletta di attesa dei clienti, di farci aiutare da loro, da questi due qui, a sciorinare il telone di PVC, e abbiamo fatto una fotografia con un altro funzionario che l'ha scattata. In quattro. Perché questa era proprio pertinente. Sì, ma ti racconteremo dell'altro, perché questo telone qui l'abbiamo sciorinato in ogni punto e caratteristico della storia di Van Gogh. Abbiamo sciorinato questo telone davanti ai monumenti, davanti alla chiesetta di Overa Scheveningen, dove quei due quadri che sono stati rubati, no? Sì. E poi a Etten, e poi insomma in tutti i luoghi abbiamo... L'ultimo giorno, e poi finisco, perché dobbiamo salutarci. Un colpo di teatro pazzesco, perché avevamo 2 ore di tempo. Io mi sono guardato in faccia con Emanuele e gli ho detto, adesso ti porto all'Aren, dove la casa dove è costruita dalla vedova Van Gogh, dove ha passato tutta la sua vita l'ingegner Van Gogh, morto nel 1978. Sì. E cercheremo di sciorinare il telone anche lì. Insomma, morale, avevamo i minuti contati, salta giù da un treno, salta su un pullman, una cosa pazzesca. Arriviamo in questo villaggio meraviglioso di Laren, che era un villaggio di artisti alla fine dell'Ottocento, e continuo a chiedere agli abitanti, non mi sanno dire niente di questa casa dell'ingegnere Van Gogh. Finché a un certo punto, quasi esasperato, stavamo tornando indietro perché non avevo più tempo, ho suonato il campanello di una bella villa e mi viene fuori una signora molto gentile, una sposina, eccetera, e io gli dico, sto cercando la casa dell'ingegner Van Gogh, e mi può aiutare un attimo? Avevo anche il cellulare che non funzionava, gli ho detto, lei digiti sul suo telefonino Gogh Laren, è venuto fuori subito nelle immagini che mi ha fatto vedere quella casa lì con l'indirizzo Rosenland numero 20. È uscito il marito dalla casa, gli abbiamo spiegato anche lui la cosa, e questo mi fa, ma non, come fate adesso ad arrivare qui, che ci vogliono 7-8 minuti di macchina? Insomma, questo signore sui 35 anni, gentilissimo, ci ha accompagnato in macchina fino davanti alla casa dell'ingegner Van Gogh. E però no, ce lo devi raccontare la prossima volta, Antonio, perché devo intervistare una persona. Ti mancherebbe. Grazie tantissimo. Abbiamo un po' chiarito, ecco. Sì. Poi la prossima volta ci parli del tour. Grazie, Antonio. Ciao, ciao Emanuele. Ciao, ciao, ciao. Ti ho salutato. Sì, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.